Altre due medaglie entrano in bacheca. Sono quelle al femminile di basket e volley, che hanno vinto le rispettive semifinali contro Polonia e Ucraina e sono già sicure di una medaglia, di quale metallo vedremo poi. Mentre la nazionale di volley maschile ha dovuto cedere le armi per 3-0 alla Turchia, ma può ancora salire sul podio e lotterà per il bronzo contro la Francia. Vale la pena raccontare un po' i due match che hanno regalato tanto entusiasmo a casa Italia oggi. Le ragazze del basket hanno sempre tenuto in pugno la partita, con vantaggi anche interessanti, ma la Polonia non ha mai mollato, così che prima di alzare le braccia al cielo c'è stato da soffrire. Ottima partita di Noemi Viana, mentre Sautariello si è spesa in difesa per fermare l'avversaria più forte. È finita 73-58 e adesso per le azzurre di coach Sara Braida ci sono gli Stati Uniti, una montagna da scalare, ma ci proveranno. Il volley ha messo al tappeto l'Ucraina per 3-1 dopo una gara altrettanto bella ed entusiasmante, con un quarto set da batticuore giocato punto su punto e chiuso da Tomat sul 27-25. In mattinata la nostra tennista Giulia Bassini ha chiuso il torneo di consolazione perdendo 9-7 con l'avversaria della Repubblica Ceca, mentre Cristina Brami ha vinto nettamente 9-0 contro un atleta dell'Uruguay e domani chiuderà il torneo di consolazione. Ma quello che conta è che domani, insieme, nel doppio possono cogliere uno storico bronzo e riaprire un ciclo in una disciplina che ha già regalato tanti allori all'AFSI. Forza Azzurri!